Allora, adesso vi spiego le cose sconcertanti che ho scoperto stasera, che se credevo di aver capito tutto, in realtà avevo capito ancora poco, ma con questo video e con queste ricerche che ho fatto mi si è aperto veramente un altro mondo. Quindi vi consiglio di seguire i prossimi video, cercherò di essere breve, ma dovete assolutamente seguire. Allora, io direi di partire da qui, ovvero dal sito del World Economic Forum che rappresenta questo ragazzo bello, sorridente, felice, che dice: non possederai nulla e sarai felice. Allora, in poche parole, con questa frase, ciò che vogliono dirci, non possederai nulla e sarai felice, è un chiaro attacco alla proprietà privata. Espropriazione della proprietà privata. Case, negozi, conti corrente, insomma, una qualsiasi forma di bene privato appartenente alla proprietà privata, in pratica è un concetto che questi signori vogliono abolire. E infatti ci dicono: non possederai nulla e sarai felice. Questo ovviamente comprende anche l'eredità e i testamenti. Questo atto criminale di volerci espropriare qualsiasi forma di bene privato come la casa, i nostri soldi e così via, è un progetto del Grande Re. È un progetto chiamato Grande Reset, presente nell'agenda di Davos del 2030 e si chiama Capitalismo Inclusivo. Uno degli organizzatori di questo progetto criminale chiamato capitalismo inclusivo, che ci vuole portare via ogni forma di bene privato, è Lynn Rothschild. I Rothschild chi sono? I Rothschild sono una delle famiglie più potenti al mondo, che erano già molto influenti nel 1700. Per farvi avere un po' l'idea di chi sono questi Rothschild, vi dico solamente che si sposano solamente fra di loro, cioè si sposano solamente fra Rothschild. Nessun membro esterno può entrare in questa famiglia, tanto è vero che, come ho già detto, si sposano tutti fra di loro. Sembra strano, ma non è. Indovinate un po', tra i membri del capitalismo inclusivo, ovvero quel progetto che vuole portarci via ogni forma di bene privato, troviamo anche Papa Francesco. Sì, avete capito bene, Papa Francesco. E infatti Papa Francesco la tocca piano e ce lo sbatte proprio in faccia. Papa Francesco, la proprietà privata non è un diritto inalienabile. Tra parentesi, che la proprietà privata sia un diritto inalienabile lo dice la nostra Costituzione. Però secondo Papa Francesco non è così. Se genera disuguaglianza, la proprietà privata non è un diritto inalienabile se non ha una funzione sociale e contribuisce a creare disuguaglianza. Avete capito? Quindi, secondo Papa Francesco, tu, se hai una casa che ti sei comprato con i tuoi soldi perché ti sei spaccato il culo di lavoro negli anni, non è un tuo diritto avere una proprietà privata. E qui ritorniamo all'immagine iniziale: non possederai nulla e sarai felice. E infatti, adesso per togliere ogni dubbio, andiamo sul sito ufficiale del capitalismo inclusivo e vediamo un po' chi troviamo. Ebbene, sono sul sito ufficiale, come potete vedere, del capitalismo inclusivo, Inclusive Capitalism. E attenzione, chi c'è in prima pagina? Mio Dio, Papa Francesco, ma com'è possibile? Papa Francesco che fa parte del progetto del capitalismo inclusivo e nel frattempo ci dice che la proprietà privata non è un diritto inalienabile. Ma guarda un po', è una coincidenza, gomblotto, gomblotto. Sempre sul sito del capitalismo inclusivo ci troviamo dinanzi a questa bellissima immagine. Oh mio Dio, ma quello è il Santo Padre che dovrebbe rispettare quelli che sono gli insegnamenti di Gesù Cristo, quindi una vita basata sulla spiritualità e non sul materialismo, una vita fatta di umiltà senza pensare ai soldi. Papa Francesco ha colto in pieno i valori della cristianità e quindi ha deciso di invitare ovviamente i più potenti del mondo dentro al Vaticano per fare una conferenza su quello che è il capitalismo inclusivo. Quella che vedete accanto a Papa Francesco è Lynn Rothschild. Poi qui vediamo, dentro questa foto c'è qualche membro della Rockefeller Foundation, il
il presidente della Mastercard, quello della Banca Centrale Europea, della Banca Centrale Americana, insomma, tutta bella gente. Sempre sul sito del capitalismo inclusivo troviamo, diciamo, quelli che sempre vogliono appartenere a questo progetto, troviamo questa società che si chiama TIA. E guardate i membri della TIA, che gestarello che fanno, un gestarello che io ho già visto. Li vedete? Che è una setta? Fanno tutti questo triangolo. Allora, vedete il simbolo che queste persone fanno, che fanno parte del capitalismo inclusivo, e questa agenzia si chiama TIA. Poi andremo a vedere cos'è questa TIA, però adesso concentratevi su questo simbolo. Come vi avevo già anticipato, quel simbolo che i signori fanno con la mano a formare un triangolo l'avevo già visto, e adesso vi faccio vedere dove l'avevo già visto. Oh mio Dio, ma questo è Macron, ma che fanno tutti insieme questo simbolo col triangolo? C'è correlazione fra questo simbolo e quello che avete visto prima? Eppure il giornale di Mentana Open dice che è una bufala complottista, che non è un gesto massonico. No, infatti, poi vediamo sempre qui, sempre Open dice che è complotto, li vedete? Tutti qui a fare il triangolo, quello merda di Conte. Tutti qui, però Open ci dice sempre che è un complotto. Però se io vado sempre sul sito del capitalismo inclusivo, oh mio Dio, ma c'è correlazione forse? Forse è proprio un gomblotto. Bene, dai, gomblotti a parte, ovviamente il gomblotto lo faccio io, Deborah De Francia, con 200 euro nel conto corrente, non la gente che possiede miliardi e miliardi, che è capo al mondo. Comunque, andiamo a vedere cos'è questa TIA. Allora, la TIA è un'organizzazione di 100 servizi finanziari, che è il principale fornitore di servizi finanziari nei settori accademico, di ricerca, medico, culturale e governativo. Patrimonio gestito 1,3 migliaia di miliardi. Che cazzo di cifra è 1,3 migliaia di miliardi? Non lo so, non lo saprei neanche scrivere. Allora, voglio dire, no? Se questa azienda che gestisce un patrimonio di questa cifra, 1,3 migliaia di miliardi di dollari, e ce lo dicono in faccia che è il principale fornitore finanziario nei settori accademico, di ricerca, medico, culturale, governativo, allora capite perché tutto il mondo va nella direzione della pandemia, perché la pandemia è quello strumento per attuare il grande reset. Cioè, qui c'è scritto chiaro e tondo, finanziano il mondo accademico, quindi il mondo dell'università, delle scuole, di ricerca, il mondo della medicina, quindi medici corrotti, culturale, governativo, filosofi corrotti e i governi corrotti. Cioè, già solo questo dovrebbe farvi, ma veramente aprire gli occhi. Ma svegliatevi, sveglia. Allora, adesso concludo, così completiamo il cerchio per avere proprio l'immagine limpida e chiara di cosa sta succedendo nel mondo. Allora, ragazzi, prima vi ho voluto far vedere appositamente quei politici e quelli del mondo della finanza che, come simbolo, con le mani formano un triangolo. Il triangolo lo troviamo anche qui insieme all'occhio, che praticamente è il simbolo dell'instaurazione di un nuovo ordine mondiale appartenente alla setta degli Illuminati. Come potete vedere, qui c'è anche un occhio, e se ci fate caso, adesso nei vestiti, nei maglioni, nelle borse va di moda il simbolo dell'occhio. Voi magari non ci crederete, ma per loro il simbolismo è veramente importante. Ok? Quindi, Wikipedia ci dice che il nuovo ordine mondiale è una teoria del complotto, secondo la quale un presunto gruppo di potere oligarchico e segreto si adopererebbe per prendere il controllo di ogni paese del mondo in maniera totalitaria al fine di ottenere il dominio della terra. Adesso vi faccio vedere che non è proprio poi così un complotto. Quindi eravamo rimasti al fatto che qui ci fanno presente che il nuovo ordine mondiale è una tesi complottista, ma se poi vado a vedere nel sito del, ragazzi, Partito Democratico, c'è una relazione di Emanuele Fiano del 26 giugno 2020, guarda il caso, per un nuovo ordine mondiale. Però qua ci dicono che è tutto un complotto. Ma andiamo avanti, ragazzi. Le parole rivelatrici di Luca Zaia: con i vaccini si costituisce un nuovo ordine mondiale. Andiamo giù, leggiamo. Dobbiamo essere consapevoli, sapere che le vaccinazioni costituiranno un nuovo ordine mondiale. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà. Meglio cercare di attrezzarsi. Queste parole sono state pronunziate realmente dal governatore della regione
Veneto Luca Zaglia. Quindi, non so, ragazzi, fate un po' voi, sì. Adesso proprio concludo e vi dico un nome, Monica Maggioni. Monica Maggioni, sapete chi è? No, non lo sapete, ve lo dico io. Monica Maggioni è il presidente della RAI ed è anche un membro del World Economic Forum, è un membro del gruppo Bilderberg ed è il presidente anche della commissione trilaterale, cioè, quindi capite, il presidente della RAI è anche un membro del World Economic Forum. Allora, è chiaro che l'informazione quindi sia manipolata e sia tutta a senso unico e qualsiasi forma di dissenso viene praticamente messa a tacere. Cazzo, il presidente della RAI è un membro del World Economic Forum e andiamo a vedere adesso chi sono anche gli altri membri del World Economic Forum. Quindi andiamo a vedere Monica Maggioni. Presidente della RAI. Dal 18 novembre è direttrice del TG1, divenendo la prima donna a ricoprire tale ruolo all'interno della testata. E la stessa Monica Maggioni, porca puttana, guardate, membro del World Economic Forum. E chi è il membro anche del World Economic Forum? Oh cazzo, Mario Draghi, membro del World Economic Forum. Andiamo avanti. Vittorio Colao, membro del World Economic Forum. Matteo Renzi, membro del World Economic Forum, non c'è la foto, meglio così di quella faccia cool di Enrico Letta, membro del World Economic Forum, Lapo Elkan, membro del World Economic Forum. Ragazzi, ma di che cazzo quindi stiamo parlando? E non credete che sia finita qui, perché anche i cantanti e gli attori sono membri del World Economic Forum, perché quando i cantanti e gli attori vi sponsorizzano le cazzate sulla pandemia, di quanto sia importante vaccinarvi e mettervi la mascherina, è perché sono degli stronzi corrotti che sono membri del World Economic Forum. Lo capite? Adesso vi do l'illustrazione anche di questo. Bono Vox, cazzo, il leader degli U2, uno dei miei miti, è membro del World Economic Forum. Charlize Theron, World Economic Forum. Quella merdina di Greta Thunberg, World Economic Forum. Ma anche il cambiamento climatico è tutta una puttanata che vi hanno inventato, svegliatevi. Quella merda di Bill Gates, che lui adesso è il salvatore con i vaccini. Bill Gates che ha simulato una pandemia chiamata Event 201, simulazione di pandemia, andate a vedere cos'è l'Event 201. Proprio a New York nel 2019, ma guarda un po', un anno prima che poi si scatenasse veramente la pandemia, allora lui aveva fatto una simulazione di pandemia. Eppure si sapeva che una pandemia ci avrebbe colti impreparati. Pochi mesi fa è stata fatta una simulazione. Sentite come andate da Elena Cestino. Ottobre 2019, New York. Ecco il grande tavolo di Evento 201, una simulazione, una sorta di grande gioco di ruolo per vedere come il mondo avrebbe reagito ad una eventuale pandemia virale, con tanto di discussioni, notiziari preregistrati e riunioni di gruppo. Figure della politica, dell'industria e autorità sanitarie internazionali a confronto per capire quali modelli di cooperazione avrebbero potuto salvarci dalle conseguenze catastrofiche economiche, sociali e sanitarie di una pandemia. Lo scenario immaginato? Una pandemia originata proprio da un coronavirus nella simulazione passato dai pipistrelli ai maiali in Brasile e responsabile di una pesante sindrome respiratoria nei casi più gravi. Un virus in grado di passare da uomo a uomo e di diffondersi velocemente grazie a soggetti quasi asintomatici, altamente contagiosi. 65 milioni di morti in 18 mesi, quelli immaginati in questo grande esercizio. Era venerdì 18 ottobre 2019, quasi 2 mesi prima che SARS-CoV-2 facesse le sue prime vittime a Wuhan. Ma i punti di contatto tra simulazione e realtà oggi appaiono impressionanti. Sapevamo da prima di Covid-19 che il mondo non era preparato a un rischio biologico. Alla regia di Evento 201 il Centro John Hopkins per la sicurezza sanitaria e World Economic Forum e la Fondazione Bill e Melinda Gates. Le epidemie sono fenomeni sempre più ricorrenti e, era spiegato sul sito dell'evento, gli esperti concordano il fatto che una di queste si trasformi in una grave pandemia è solo questione di tempo.
Se aveste chiesto a quanti erano seduti intorno a quel tavolo, pensate che il mondo sia pronto per una pandemia? Credo che chiunque avrebbe detto no. Ma quando la simulazione è finita abbiamo davvero saputo che per essere pronti avremmo dovuto mettere in campo un'integrazione pubblico-privato mai vista prima. La simulazione di New York aveva evidenziato che sarebbero serviti investimenti nella sanità, politica a sostegno della ricerca per favorire la realizzazione di vaccini e farmaci, campagne di comunicazione contro la disinformazione. Sfide chiare, improrogabili. E oggi siamo qui. Quindi ragazzi, io vi ho dato tutte le informazioni per rendervi consapevoli del mondo di merda in cui viviamo, in cui abbiamo finora vissuto, quel mondo che credevamo magari così bello non è. Come avete visto, sono tutti corrotti, partendo dal mondo della musica, dal mondo del cinema, dell'informazione, arrivando alla politica e al mondo della finanza, sono tutti corrotti, ok? Quindi il vaccino è il mezzo, il Green Pass è il fine.